Cari telespettatori, il nostro appuntamento di quest'oggi con lo Speech IGL del Veneto si svolge fuori dalla sede consueta. Siamo a Mestre, vicino a Piazza Candiani, dove sta per iniziare un convegno molto importante sull'approfondimento relativo all'invecchiamento attivo, una proposta di legge regionale strategica per valorizzare l'anziano come risorsa. Gli over 60 in Veneto sono più di 1 milione, con la tendenza all'aumento, fortunatamente, con una media di 80 anni per gli uomini, 85 per le donne, ma occorre che queste persone restino attive, siano coinvolte con dinamiche di vario genere nel contesto sociale, del volontariato e non solo. Ma per farlo sono diversi i soggetti che vanno coinvolti e diventa molto importante per i sindacati a livello unitario, ma per la CGIL e lo Speech IGL in modo particolare, coinvolgere quale parte fondamentale la regione per predisporre una legge. I lavori sono stati lunghi, molto impegnativi e hanno visto coinvolti diversi attori del contesto istituzionale, ma non solo. E noi, facendovi e rendendovi partecipi di questo convegno, vogliamo capire gli estremi di questo provvedimento di legge, che speriamo giunga ad approvazione quanto prima, e gli auspici dello Speech IGL sono questa primavera, come si articolerà e che quali saranno i benefici per la popolazione attiva degli anziani. Entriamo e seguiamolo. Rita Turati, segretaria generale dello Speech IGL del Veneto, cardine come sindacato di questo progetto regionale che speriamo possa avere presto l'approvazione. Un'idea a cui tengono moltissimo, una progettualità che per fortuna allo stadio avanzato, che però, segretaria, vi ha visto anche molto attivi in questo senso. Questo è un progetto che viene da lontano, nel senso che è partito con un'idea di progetto europeo nel 2014, durante l'anno indicato dalla UE come, dall'Unione Europea come l'anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni, che ha visto partecipare alla costruzione di questo progetto sull'invecchiamento, che doveva definire, diciamo così, la cornice entro la quale le tante attività che gli anziani svolgono all'interno della comunità in cui vivono, la cornice normativa che doveva mettere, dare valore a queste attività, metterle in rete, fare massa critica, come si dice, e per poter essere valorizzate e sostenute anche dal punto di vista economico-finanziario. Questo progetto, che è stato presentato quest'anno a livello europeo, indicava come una delle priorità, la priorità in assoluto, il fatto di costruire una norma di legge che potesse contenere questo, in modo tale da dare valore e sostegno, appunto, alle tante iniziative che nei singoli comuni oppure nei comuni associati nei territori si stavano attivando. E quindi siamo stati tutti d'accordo, coinvolti nel progetto europeo, lo stesso coinvolgimento in una, diciamo così, rappresentanza più ristretta per la costruzione delle norme regionali per il Veneto, su cui appunto delineare quali erano le caratteristiche dell'invecchiamento attivo e su quali beni comuni questa attività di volontariato doveva esercitarsi. Con gli incontri che ci sono stati, insomma, nel giro di 4 mesi, un lavoro lungo e impegnativo, molto interessante però, perché mettere a confronto i sindacati con associazioni del terzo settore, con anche i rappresentanti, diciamo, del mondo economico privato convenzionato, è stato un esercizio di democrazia fortissimo, molto interessante, e la cosa bella è che si è trovato fra di noi una mediazione sociale che ha consentito poi la Lanzarin in ottobre di presentare alla giunta a Zaia questo progetto come un progetto partecipato, costruito cioè con l'impegno attivo della rappresentanza sociale del mondo che gravita in un qualche modo sia dal punto di vista della rappresentanza dei bisogni ma anche dell'offerta dei servizi sociali che gravita attorno all'anziano. E devo dire che l'assessore Lanzarin ci ha creduto nella fase preliminare, ci ha creduto e ha condiviso diciamo, il testo che è uscito da questo lavoro partecipato, la sostanza
sostenuto nei confronti della Giunta e adesso siamo di fronte ad un progetto che secondo me è unico nella storia di questa nostra regione, sottolineerei. Siamo di fronte ad un progetto che è stato condiviso e partecipato dalle forze sociali e che ora viene presentato come progetto di Giunta. A questo punto della storia è necessario che diventi, siccome adesso deve, per diventare legge, ha bisogno di passare presso l'Assemblea legislativa, il Consiglio regionale, con tutto l'iter burocratico, eccetera, eccetera, confronto e così via. La cosa che stiamo chiedendo noi è una corsia preferenziale, cioè non esiste che una legge che è innovativa, che è condivisa, eccetera, eccetera, possa essere usata magari, non so, per fini non so quali, insomma, no? Strumentalizzata, mettiamo così, dalle forze politiche. Non credo che questo succeda, perché tutti sono consapevoli di ciò. Noi abbiamo mandato una lettera anche come organizzazioni sindacali che spiega queste cose ai capigruppo, e però appunto, siccome è condivisa, potrebbe essere votata nel giro di breve e quindi messa a disposizione dei sindaci del territorio nel giro di breve tempo, e questo è quello che noi chiediamo. Questo è un progetto che vede coinvolto a livello nazionale il Veneto, la Puglia e le Marche. Sono tre regioni, è una sperimentazione, e rispetto alle altre regioni qual è la situazione della nostra? Perché sì, 3-4 mesi sono tanti, per carità, però sono anche pochi. Guarda, sono due cose diverse. La sua domanda ha messo insieme due cose. La sperimentazione è riferita al progetto, okay? Nel senso che il Veneto è la regione capofila del progetto presentato a Bruxelles quest'anno insieme alla Puglia e alle Marche. Dentro questo progetto la priorità che individuava strategie e obiettivi, la priorità di obiettivi era quella di costruire una legge regionale per l'invecchiamento attivo. Noi siamo i primi che stanno arrivando rispetto alle tre regioni capofila, però non siamo i primi in Italia, perché ci sono altre regioni che hanno fatto prima di noi, come ad esempio la Liguria addirittura nel 2009, no? Poi ovviamente c'è il limite che è stata fatta molti anni fa e non è mai più stata rinnovata, purtroppo, no? Cioè adeguata alla realtà che cambia così velocemente. Il Friuli l'ha fatto 2 anni fa, quindi non siamo la prima regione d'Italia, ma secondo me siamo la regione che ha fatto la legge più, che spero, perché adesso è una proposta di giunta, se dovrà passare così sicuramente è, dal punto di vista del testo e degli obiettivi che si pone, forse la legge più innovativa che c'è, insomma, in questa fase. Un convegno è stato organizzato in modo particolare per valorizzare il 20 gennaio, un venerdì, qui al Candiani a Mestre, per puntare l'attenzione anche a livello unitario sindacale su questo aspetto. Questo percorso che ho appena finito di raccontare è stato tutto un percorso condiviso unitariamente dal Sindacato dei Pensionati CGL CISL UIL. Questo va detto con molta chiarezza, e quindi anche questo risultato è stato giusto e abbiamo scelto di farlo in questo convegno unitario. Ma qui abbiamo provato ad andare anche oltre, cioè oltre ad invitare, come era doveroso, l'assessore protagonista di questo percorso, abbiamo anche invitato il presidente dell'ANCI regionale, La Pavanello, sindaco di Milano, e Pozzo Bon, che è il direttore dei servizi sociali, scusate, del socio sanitario dell'azienda sanitaria Serenissima. Perché abbiamo detto, se dovesse mai avere la corsia preferenziale, quindi davvero entro, che ne so, noi abbiamo detto entro la primavera non so dove la si possa limitare, dovesse esserci la legge, noi dobbiamo avere un territorio in grado di accogliere. E siccome noi individuiamo nei piani di zona lo strumento principe in cui mettere assieme, che hanno la dimensione dei distretti sociosanitari, in cui mettere assieme sindaci che afferiscono quell'area lì, perché ormai le politiche sociali e sociosanitarie non lo puoi più fare da solo come singolo comune, non c'hai i soldi, è inutile che ci giriamo attorno,
e appunto il distretto, da qui il direttore, l'idea era quella: benissimo, proviamo anche a fare l'altro salto, vediamo quanto accogliente è questo territorio e se non lo è, se ci sono dei problemi, provare già fin da subito ad avere la consapevolezza di come provare ad affrontarla lì, insomma, in quel territorio. Sì, Dara, grazie mille, veramente è stata estremamente esaustiva e chiara anche in questi che sono gli ambiti di proposizione, poi vedremo quando si concretizzerà, vi terremo aggiornati. Noi entriamo nel merito di questo convegno che è in essere e sentiamo i vari interlocutori, i vari artefici che sono già stati accennati dalla segretaria dello SPCGL. Allora, abbiamo visto dalla segretaria che diversi sono gli artefici, andiamo a scoprire quali sono e partiamo in qualche modo dall'assessorato regionale, quindi seguiamo che cosa ci ha detto. Adesso siamo con Manuela Lanzarini, assessore ai servizi sociali della Regione del Veneto, un ruolo importantissimo, determinante quello della Regione del Veneto naturalmente insieme ad altre due regioni in Italia. Qual è l'iter che dovrà avere questo progetto di legge e soprattutto quali contenuti che verranno poi realizzati successivamente? Ma questo è un progetto di legge importante, atteso e anche, vorrei sottolineare, un progetto di legge partecipato, che è partito dal basso con l'audizione, la partecipazione al tavolo di lavoro di tutti gli stakeholder, in primis insomma tutte le sigle sindacali dei pensionati. È un lavoro che è nato nel 2014 da un progetto europeo sull'aging con altre due regioni italiane. Chiuso quel progetto, l'abbiamo presentato anche a livello europeo, chiaramente abbiamo pensato di costruire poi la legge veneta, insomma la legge della Regione Veneto per quanto riguarda l'invecchiamento attivo. Una legge attesa importante perché sappiamo, insomma, la popolazione oggi ha una percentuale di invecchiamento molto molto alta e per il futuro insomma sarà ancora di più. E quindi l'anziano visto come risorsa, opportunità, l'anziano protagonista, l'anziano tutelato, ma l'anziano parte attiva insomma della nostra società. C'erano precedenti provvedimenti normativi in regione, analoghi? C'era qualcosa relativamente al sociale che dava almeno una parziale tutela o valorizzazione alla figura dell'anziano anche nei servizi sociali o quant'altro? Ma noi abbiamo tuttora, insomma, poi con questa legge verrà abrogato il servizio civile anziani, che è appunto il servizio civile in cui vede gli anziani partecipi nelle proprie comunità a fare piccoli lavoretti di supporto a quella che sono le comunità locali, pensiamo ai nonni vigili, all'accompagnamento alle persone più fragili, eccetera. Quindi c'era qualcosa, ma chiaramente era limitato. Il progetto di legge che oggi è in quinta commissione, che io mi auguro appunto ci sia una celere discussione in quinta commissione per poi arrivare in consiglio regionale, è un progetto a 360 gradi che vede quindi la partecipazione, un piano triennale, il piano annuale, la consulta con tutte le persone appunto interessate ma che partecipano attivamente, vede anche che vengono toccati i campi della cultura, della formazione, gli anziani come risorsa ma anche come bagaglio di saperi da trasmettere ai giovani. Coinvolge anche il turismo e quindi parliamo di turismo accessibile, poi chiaramente la componente sanitaria perché poi parliamo di stili di vita, di prevenzione e di benessere. C'è uno stanziamento anche economico di un certo peso, insomma, secondo lei è sufficiente? Che cosa servirà? Ma oggi partiamo con un stanziamento 700, probabilmente saranno 800.000 euro, insomma, per lo stanziamento del primo anno, cioè il 2017, e sarà l'anno anche in cui credo questa legge verrà varata. È anche un momento, insomma, io credo riusciremo a capire anche con le comunità locali, quindi con le conferenze dei sindaci per alcune progettualità e poi fare una programmazione anche per gli anni successivi, insomma maggiore se sarà necessaria. Comunque partiamo, diciamo, da un punto di partenza molto buono, io credo. Se lei dovesse spiegare ai cittadini anziani pensionati di che cosa potrebbero giovarsi, quali potrebbero essere un po' concretamente realizzabili sul territorio i provvedimenti, anche secondo le sue aspettative e i suoi desiderata, cosa direbbe? Ma io credo che sono due le cose su cui noi dobbiamo, il messaggio che noi dobbiamo dare. Uno è quello appunto l'anziano, valorizzare l'anziano, l'anziano come risorsa, l'anziano che diciamo così preveniamo anche se la solitudine, quindi tutto il comparto delle relazioni, della vita di comunità all'interno anche del volontariato e quindi nella cosiddetta cittadinanza attiva.
dall'altro invece anche perché quando noi pensiamo appunto a tutta una serie di iniziative che possono essere quella rispetto alle scuole, rispetto all'assistenza alle persone più fragili, a diciamo così la sorveglianza di luoghi di un certo tipo come possono essere musei, biblioteche e quant'altro, può essere anche un sostegno al reddito, una piccola cosa ma anche un sostegno al reddito che credo che non fa mai male in questi tempi. Ci sarà una corsia preferenziale per questo provvedimento? So che la sua sensibilità al riguardo è sempre stata molto alta, tanto vero che ha colto al volo questa opportunità che le è stata anche presentata dalle parti sociali. Ma allora io le priorità le ho già date, nel senso che in quinta commissione, commissione preposta, ho dato le priorità della riforma delle IPA, su cui un po' insomma diciamo include anche un po' quello che quando parliamo di anziani, di fragilità, di queste cose, insomma la riforma delle IPA è importante. La proposta di legge sull'invecchiamento attivo e un'altra altrettanto importante, sempre legata agli anziani, quella degli amministratori di sostegno. Quindi queste sono le priorità che ho già dato al Presidente della Quinta Commissione, sarà mia cura insomma insistere, monitorare, ma anche con tutte le componenti politiche insomma far sì che insomma questi riescano ad avere un iter più accelerato, ma soprattutto vedere la luce nel 2017. Dall'Europa ci può essere un aiuto? Ma l'Europa, devo dire la verità, su molti fronti si sta interrogando e sta affrontando l'invecchiamento attivo, quindi può anche essere che ci siano dei filoni, degli aiuti, insomma noi siamo qui insomma tramite anche i network ENSA e ELISA di cui la Regione Veneto fa parte, teniamo monitorato e sicuramente se ci saranno delle opportunità insomma non le faremo scappare. Grazie Assessore. Ci interrompiamo per pochi secondi, poi ritorniamo in studio dopo la pubblicità.